Sono la moglie di un camionista e sono stata sempre una donna molto premurosa, per cui ogni qualvolta mio marito andava nel garage perché magari doveva sostare per poche ore per poi ripartire per un nuovo viaggio, gli preparavo tantissime cose deliziose da mangiare che poteva gustare nel viaggio che intraprendeva. Ma una sera, sentendolo un po' strano per telefono, gli chiesi a che ora sostasse nel garage. Lui fu abbastanza ambiguo, non mi diede nessun tipo di certezza e mi disse: "Non ti preoccupare, per questa volta mangerò qualcosa in autogrill, perché non so l'orario preciso, non voglio farti aspettare tanto tempo lì e poi tra l'altro non sono nemmeno sicuro di passare per il garage." Io, siccome già lo vedevo un pochettino strano, provavo a telefonarlo, ma aveva sempre il cellulare occupato, iniziai a fantasticare un po' e mi feci due domande. La prima cosa che pensai è che c'era qualcosa che non quadrava, e come infatti sarà per l'intuito delle donne, che cosa feci? Andai a guardarmi il mio. In che senso? Decisi di andare comunque al garage e di aspettarlo lì, perché io ero sicura che lui, anche in tarda ora, sarebbe arrivato lì per almeno un'ora di sosta e per fare benzina. E così fu. Però normalmente io mi mettevo a fianco al posto dove lui parcheggiava il tir. Questa volta, per essere un po' più furba e per cercare di scoprire qualcosa che mi aspettavo, tra l'altro, mi parcheggiai all'altro lato del garage. Non appena vidi che mio marito stava entrando con il camion, non mi mossi, restai ferma lì impalata in macchina senza farmi vedere. Lo telefonai e gli chiesi se era cambiato qualcosa, ma lui restò sulla sua dichiarazione, che praticamente non sapeva nemmeno se riusciva ad andare al garage, ma sostanzialmente lui era lì e io di fronte a lui. Quando lui mi disse questa cosa, capii che il mio intuito non si era affatto sbagliato e che molto probabilmente non aspettava la moglie, ma qualche altra persona. La cosa triste, veramente molto 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 triste, è che non passò nemmeno mezz'ora e vidi entrare una mia ex amica. Questa persona praticamente entrò nel camion di mio marito e si iniziarono a baciare. Io volevo morire, perché di quell'uomo sono sempre stata innamorata e forse lo sono ancora oggi, perché con lui ho due splendidi figli che oggi sono abbastanza grandi e che hanno capito il male che il padre ha riversato sulla mia persona trattandomi in questo modo, perché sono sempre stata una moglie non ideale di più. Ma forse quando si è troppo buoni non si viene apprezzati nella vita. O almeno questo a me questo è sembrato. Comunque sia, io accesi la macchina, andai sotto al camion, bussai, li guardai e andai via. Da quel giorno non ho voluto più né vedere né sentire mio marito. Lui ha parlato con me soltanto tramite avvocato e oggi sono una donna separata. Io ho perso la fiducia negli uomini e credo poco nell'amore. E questa è la mia storia.